Ciao a tutti amici, oggi facciamo il prequel di Mirko Jax. Poi faremo anche il sequel, il trequel, il series. Il prequel è praticamente prima che Mirko Jax diventasse uno dei youtuber più famosi al mondo, no? Allora, mi conoscono tutti, mi conoscono in Florida, in Italia. Allora, no? E in tutte le parti del mondo, isole comprese. Allora, molti fans, 1.2k fans, mi hanno chiesto: e perché non racconti la storia della tua vita prima dell'esperienza americana? Va bene, va bene. Non c'è problem, amici. Allora, praticamente tutto nasce nel 1974. L'ospedale annuncia a tutti i dipendenti una notizia sconvolgente: è nato un bambino bellissimo, che non ne avevano mai visto uno così, no? E questo è quanto. Facendo un passo in avanti, siamo verso il 1990. Mi diplomo all'Istituto Tecnico Industriale di Rimini, specializzazione elettronica. Premesso che elettronica non l'ho mai studiata, cioè capito mai niente. No, diciamo che elettronica fa spada carica con i circuiti. Potete vedere i miei video a come ho aggiustato il taglierbe, come ho aggiustato il videoregistratore, come ho aggiustato un sacco di cose, l'Apple TV. Quindi cioè ci capisco, no? No problem, la legge di Ohm, HR72 pi greco mezzi. Però diciamo che ho superato con il punteggio di 66. No, non me lo ricordo. Poi, allora dico come fanno tutti. Allora vado all'università, no? Allora, siccome mi piaceva il computer, siccome in quel periodo avevo un PC 486, forse. Cioè il PC 486 ce l'avevo, però non so se ce l'avevo già. Penso di sì. Penso che avevo anche un Pentium 3, forse. Fatto sta che allora vado all'università, ingegneria informatica di Cesena, che Rimini, io stavo a Rimini, no? Rimini Cesena, quanto sarà? Ci si mette tipo mezz'ora in auto. Devo fare la mappa, perché mi ricordo che una volta perché in Italia fare 20 km in macchina per andare al lavoro sembra impossibile. Io ci vado in bicicletta, io vado a piedi, no? Allora, però in America, per andare, che so, al distributore devi fare 50 km. Allora mi ricordo che una volta avevo fatto una comparazione tra la città di Jacksonville, che vabbè è, premesso, è la più estesa di tutti gli Stati Uniti, eh? Uno dice è Los Angeles. Allora, Los Angeles sinceramente evidentemente non fa parte, perché Los Angeles è un insieme di tante città, no? Però noi dovremmo comparare proprio Los Angeles, Hollywood no, Beverly Hills no, Los Angeles metro area, diciamo, con Jacksonville. Se compariamo quello, perché altrimenti, cioè Los Angeles è gigante, eh. Comunque, se compariamo quello, Jacksonville è la più larga. In alcuni punti, da lato a lato, ci sono tipo 70 km, no? Allora, e mi ricordo del tipo, da qui a là è come andare da Rimini a Bologna, no? Comunque, fatto sta che a Cesena, troppo lontano! Innanzitutto troppo lontano, Poi, dopo, cioè, a parte quello, era troppo incasinato, non si capiva niente, cos'è? Cioè, io per fare due codicilli in Virtual Basic mi devo imparare la fisica quantistica, tutti gli integrali, matematica, difficilissima, no? Allora, praticamente, alla fine, sono andato fuori corso 19 anni e poi ho abbandonato subito. Allora, praticamente verso il 93, il 95, prima, dopo l'università, praticamente avevo fatto uno di quei corsi formazione, COP, insomma, il solito magna generale che queste persone fanno
delle specie di corsi di formazione, prendono i soldi dalla regione e poi ciao, tanti saluti, no? Allora praticamente anche quello non era, non aveva funzionato bene, no? Allora poi girava guardando, io ho detto beh, voglio fare un lavoro inerente al computer, allora guardando qui, guardando là, alla fine mi avevano assunto in una fotocomposizione, che praticamente la fotocomposizione è una specie di studio grafico dove usavano un Macintosh, usavano varie attrezzature, però il mio lavoro era incentrato al Macintosh, che non avevo mai usato, però ero bravo su Windows, quindi dai, me è uguale, lui con il mouse. C'è da dire che loro avevano comprato sto Macintosh, però non lo sapevano usare, no? Cioè, non è che non sapevano usare il Macintosh, il mouse, facile, no? Non sapevano usare i programmi di grafica così, io invece non mi ricordo come, però li sapevo già fare, no? Il loro lavoro consisteva nel creare le tabelle delle fatture, no? Tipo, se andate a comprare una cosa, vi fanno la fattura, ecco, quella tabella, l'indirizzo sopra, tutti i quadrati, quelli facevo io. Maggior parte delle volte ci davano dei cosi in carta e bisognava replicarli, e quindi bisognava usare un metro che lo stampavano loro, che c'aveva i pollici, c'aveva, si usava per andare in verticale, cioè la stronzata classica inglese americana, non farlo in millimetro, farlo tutto in pollice, no, in verticale si usavano i quarti di pollice e in orizzontale i decimi di pollice. E perché? Non lo so. Diciamo che perché, vabbè, perché ve lo spiego, perché praticamente le macchine che stampavano, cioè diciamo le prime macchine che stampavano queste cose, ovviamente erano americane, che sono state la Xerox o le inglesi, e quindi avevano il sistema in pollici. Poi dopo, quando tutti gli altri hanno copiato, è arrivato l'Olivetti a copiare e li ha copiati pari pari con i pollici, no? Per stare un po' compatibile, non lo so. Allora si fa i pollici. Allora praticamente io per fare queste cose usavo Freehand, che era un software di Macromedia, che poi Macromedia o Macromedia, come diciamo noi americani espertissimi, fu poi comprata da Adobe, e adesso Freehand forse c'è ancora, però non lo usa più nessuno, insomma. Freehand è stato sostituito da Illustrator, che Illustrator inizialmente mi faceva cagare, preferivo 100.000 volte Freehand, però poi Freehand mi ricordo che è rimasto un po' così, un po' così, secondo me non c'è più. Poi usavo Photoshop 3.0, Freehand, non mi ricordo la versione, però c'è da dire che Freehand io lo trovavo benissimo, fantastico, facevo tutto. Però questi qua, molte persone, perché poi si lavorava tramite con una tipografia, loro invece, questi altri, lavoravano con Quark Express 3.0, un software che per il mondo dell'impaginazione è sempre fino allora era uno, cioè era il top, non c'era altro che faceva come Quark Express. E infatti costava un casino, costava $2,500 e 2 milioni e mezzo, 2 milioni nel 1990, no? Costosissimo, no? E faceva cagare. A me proprio l'ho sempre odiato. Infatti non ho mai fatto ste tabelle con Quark Express, anche se altre persone ce la facevano, ma proprio uno schifo, no? Allora praticamente io facevo Freehand, facevo ste tabelle che si stampavano su delle pellicole trasparenti bianco nero, e poi da sta pellicola si dava la tipografia stampava. Diciamo che non so in Italia, secondo me in Italia ancora alcune piccole medie imprese utilizzano sta tecnica, però qua non esiste più. Noi se dobbiamo fare anche una cosa così o qualsiasi cosa è tutto digitale, cioè loro alla tipografia hanno la stampante, la mega stampante con tutti i colori, le separazioni, fanno sì ancora lastre, perché per stampare ci vuole una lastra di metallo. Però non c'è più che devi fare l'accettato bianco e nero, trasparente, che loro lo prendono e lo portano, gli mandi il PDF e loro fanno direttamente tutto digitale, no? Allora, praticamente comunque questo lavoro era abbastanza bello,
conosce molto. È abbastanza bello, ho imparato molte cose, tipo il DPI, punti per pollice, LPI, linee per pollice, quando si fanno tipo una immagine, quando c'è una scala di grigio, un half tone, allora ci sono le linee per pollice. 133 linee per pollice vuol dire qualità abbastanza risoluta delle riviste, 65 scarsa, tipo serigrafia, c'è questa c'è questi punti grossi, insomma, non molto risoluti, molte cose. Poi i quattro colori, CMYK, come si fa qui, un sacco di trucchi. Quindi quello è servito, e Mary Fisher a volte dice: vabbè, ma lui lavorava anche in Italia, sa ste cose, insomma, no? Quindi questo quando, tipo anche il trap, ad esempio, quando praticamente fai una cosa a colori, no? Però c'è, cioè, tipo un logo a colori, no? Allora, questo non so, cioè, non, forse adesso non si fa più, però quello è il problema, perché quando fai tipo hai, non so se riesco a spiegare bene, però c'hai, cioè, che so, un sfondo rosso e sopra c'è un logo giallo. Allora, la stampante, ci sono lastre così, vari tipi di separazioni, però non è che loro fanno prima il rosso e dopo ci schiaffano sopra il giallo, no, perché altrimenti il giallo con sotto il rosso verrebbe un giallo sporco, scuro, rosso, viene una merda. Allora praticamente bisogna bucare il rosso, fare, cioè fanno il rosso sotto, però c'è il buco dove verrà applicato il logo sopra giallo, quindi il giallo viene giallo, perfetto. Il trap è una specie di un po' più, cioè praticamente questo buco bianco è un po' più stretto di quanto deve essere, perché altrimenti se si muove un po' va fuori il registro, il logo sopra viene, si vede il bianco sotto, no? Questa è una stronzata, però è, dice, beneficio, lo sa anche il trap, e allora ero giovanissimo. Allora, diciamo, questo quanto, l'unico problema, il lavoro mi piaceva così, bellino, l'unico problema è che, tra l'altro lì, siccome avevo accesso allo scanner, alla stampante a colori, tutte cose, mi ricordo una volta avevo praticamente preso le consumazioni delle discoteche, l'avevo copiata con lo scanner, rifatta, e poi la usavamo nelle discoteche, e per un certo periodo ha funzionato, fin quando che qualcuno si è fatto beccare, allora abbiamo stoppato la produzione di consumazioni gratis di discoteca. Però è stato bello, cioè inizialmente carta normale, merda, però il trucco era sporcarle così sopra, di sopra bagnarle. Vabbè, questo ve lo racconterò la prossima volta. Allora, il problema, allora mi sa che toccherà fare varie puntate il prequel, perché siamo già quasi arrivati, sono ancora al primo lavoro. Comunque, diciamo, il capo era un comunista estremo, proprio rifondazione comunista. Poi il locale si trovava a Molciano di Romagna, che è uno dei punti fondamentali, focali del comunismo più estremo, radicalista, radicali, estremisti, radicali comunisti. Quindi aveva la macchina rossa, aveva l'orologio rosso, il tappetino rosso, le sedie rosse, tutto rosso, un po' come il Gandhi nella patata bollente, no? E leggeva Liberazione, che è un giornale che forse non esiste più. Era anche tipo un segretario comunista, così. Allora lui, vabbè, ti dice, allora, cioè, praticamente la paga era un po' scarsa, perché un po' ti dice, ma perché queste sono le leggi italiane, cioè se vuoi pagare di più non è che ti mettono in prigione, ma io mi attengo alle leggi italiane, e questo è questo. Quindi alla fine mi sembra che era 1.200, 1.200, 1.200.000, mi pare. All'inizio, tipo 6 mesi, era tipo 800, no? Però poi era scattato, perché il tirocinio, cioè l'apprendista c'era, cioè l'apprendista era lui, io sapevo già tutto. Comunque, fatto sta che allora, più che altro quel bel motivo lì, lui alla fine ha detto: eh sì, ma non è perché io lo sapevo che andava così, perché è troppo distante. In realtà non era la distanza, perché poi io sentivo la musica così, insomma,
Non è, sì, vabbè, se era tipo sotto casa che ci andavo in bici era anche meglio. Però più che altro i soldi, se mi andava, che so, 1.500, 1.750, si andava 3 milioni. E allora questo è quanto, no? Allora, comunque c'è da dire che in questo lavoro lavoravo con un Macintosh PowerPC 8100. Aveva il sistema, non lo so se aveva il 7 o il 9, non me lo ricordo bene. Comunque vi posso dire che il Macintosh in quegli anni faceva letteralmente cagare. Ovviamente, vabbè, non c'era tanto internet, quindi non è che potevi scaricare app. Poi, cioè, era proprio, diciamo, non era sicuro, perché, cioè, chi cavolo se lo cagava. Poi cioè, operazioni semplici, non ho mai capito come mai era così. Ah, non aveva il multitasking, no? Anche, cioè, dovevi copiare una cosa, ti veniva alla finestra, copia e basta, dovevi aspettare perché non aveva multitasking. Poi era lento in molte cose, non lo so, delle cose stupidi, tipo copiare i font, era lentissimo. Poi lì, siccome non c'era la app, no, non c'era il sito web, ad esempio What's the Font, che io uso sempre. Quando vedete un font che non sapete qual è e dovete usare quello, volete usare quello, andate, googolate What's the Font, c'è una schermatina, caricate l'immagine del font, magari l'avete fatta una foto, una scansione, e vi dice il font. 90% delle volte, a volte se la qualità fa cagare, no. Però una volta non c'era, c'era il librone, oh, sfogliare. Allora avevo praticamente imparato tutti i font a memoria, no? E ancora oggi, se capita un font del tipo il Bank Gothic, tac, se esce fuori il Comic Sand, stampato, Comic Sand, vai, come sembra cagare. Comunque, Trajan, che so, Helvetica, quelli lì, i classici, poi c'è, che so, Avantgarde, cioè quelli li so a memoria, insomma, molti altri. Allora, questo è quanto. Poi di lavori era anche ricostruzioni di loghi, modestamente sono un esperto anche in quello, Photoshop, espertissimo. Poi, allora, praticamente un bel giorno decido di andare via, di trovare un lavoro migliore. Ma questo lo vedremo nella seconda parte del prequel di Mirko Jenks. Altre cose riguardo la prima parte. Il Macintosh costava un casino. Lui tipo aveva speso non so quanti soldi. Solo lo scanner costava 3 milioni e mezzo. Ma uno scanner niente di che, eh? No, perché allora, cioè ci sono ancora adesso scanner professionali a tamburo che girano. E il suo no, era piattissimo. Era grosso, sì, ma niente di che. Lui ha detto che aveva speso 3 milioni. Poi c'era il Macintosh, quello che avevo io, che sarà costato tipo $10,000. Che palle con sti dollari, 10 milioni di lire. Poi c'aveva il mouse, che sarà costato 50.000 lire. Monotasto, l'ho sempre odiato. Poi ok, stavo dicendo, sto... Poi avevo un altro computer, che c'era l'altro computer che serviva, faceva da RIP, vedete, RIP, se non lo sapete, è un computer che sta attaccato alla stampante, che serve per analizzare i file che gli mandavi, che erano PDF o IPS, non lo so, e faceva tutte le trasformazioni e la mandava a questa macchina che faceva gli accettati, e poi per fare, che so, una pagina dove c'era il colore doveva farne 4, poi passava in vari rulli, così andava dentro i chimici, sostanze chimiche, e poi usciva perfettamente pulita. Anche quella tipo 75 milioni costava, un sacco di soldi, no?
poi da lì la davano a tipografia. Quindi molto bello, molto bello. E allora non perdete, amici, la puntata di domani, dove parleremo del secondo lavoro di Mirko Jacks. Ciao!